Salve ragazzi, oggi facciamo un taglio un po' particolare, taglio l'erba sotto a questo frutteto. Perché ho aspettato a tagliare l'erba? Perché l'erba alta faceva da ricettacolo per le coccinelle, tutti gli animali, cioè gli insetti utili per il frutteto. Adesso la fioritura è finita, dunque prima di calare giù le reti devo pulire sotto, perché altrimenti dopo faccio fatica con la rete giù. Dunque, come primo giro, faccio prima il taglio, così poi le coccinelle e tutti gli insetti andranno a rifugiarsi sull'albero, e dopo, una volta che le coccinelle sono sull'albero, calerò giù lentamente le reti e le inglobo all'interno della rete. Allora, qui procediamo così, facciamo la prima passata proprio sempre dal basso, perché ci sono quattro file da fare. Vado avanti a tagliare la parte bassa attorno all'albero, sempre considerando la tecnica della parte antioraria, e poi faccio la finitura quando passerò di sopra. Faccio sempre attorno all'albero e proseguo così ogni fila con questo sistema. Come filo utilizzo, visto l'erba, pensavo di utilizzare un 2,4. Adesso vediamo la prima fila come funziona, altrimenti abbasso ancora lo spessore del filo e magari lo porto a 2. Vi saprò dire dopo come funziona. Ok, adesso procedo.
Come potete vedere, ho tagliato tutta quest'area con pieno del cespugliatore 0,85 litri. Dunque, i consumi sono ottimi. Per quanto riguarda invece il resto, domani penso di stendere la rete. Questa rete è una rete di protezione antinsetto che fa anche la funzione di antigrandine. Questa rete rimane fino ad ottobre stesa sui meli. Ok, questa rete protegge in particolar modo dalla Cidia pomonella o Carpocapsa e dalle cimici asiatiche, che per fortuna ce ne sono poche da me. Alcune considerazioni in merito al taglio dell'erba su un frutteto. Allora, innanzitutto, non bisogna mai tagliare in queste condizioni quando l'erba è satura di acqua, perché la difficoltà è maggiore, a parte sporcarsi, ma abbiamo l'erba pesante, dunque fa più fatica il decespugliatore a tagliare. Questa mattina ho iniziato con il 2,4. Bene. È un giusto compromesso, diciamo, per questo tipo di erba. Poi alla fine ha cominciato a rompersi, forse perché era molto incastrato negli ultimi giri della testina, dunque tendeva a rompersi spesso e volentieri. Allora, a fine matassa, ho deciso di provare anche il 2. E il 2 cosa succede? Va bene anche questo, anzi questo taglia molto molto di più di questo, però il consumo è maggiore, dunque non lo so se merita proprio di utilizzare questo qua, perché siamo sempre in fase di battitura per farlo andare fuori e anche questo verso la fine tendeva a rompersi. Poi finito questo, ho deciso di mettere il dentellato da 3. Ecco, questo è veramente robusto e non si è mai rotto. L'unica cosa che posso dire è che la macchina si sente già che comincia ad avere un motore, un regime un po' più ovattato. Qui siamo un po' più sotto sforzo. Però lavorando un po' di punta, lavorando un po' meno, tirando via meno erba, il suo lavoro l'ha fatto benissimo, quasi quasi col senno di poi preferisco questo, ho meno consumo di filo e il lavoro poi si è fatto lo stesso, anzi decisamente meglio perché tante volte questi fili si rompevano in prossimità dei pali. Oppure c'è una scarpata dove ci sono dei sassi e allora là veramente si rompeva molto spesso questo qua, mentre questo non si è mai rotto. Dunque, bene, diciamo che è tutto al prossimo video. Domani penso, se il tempo sta su, di tirar giù le reti e di completare il lavoro. Adesso inizia di nuovo a piovere. Ok, ciao a tutti ragazzi.